Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Settima giornata di campionato che purtroppo si chiude per la Roma con una sconfitta subita per 1-0 da parte dell'Atalanta qui allo Stadio Olimpico davanti ai propri tifosi. E partita che già si era messa male ancora prima dell'inizio, perché purtroppo Dybala ha riportato un infortunio durante il suo riscaldamento e quindi poi si è andato ad accomodare in tribuna, e Roma che vedeva la sua formazione iniziale senza il suo gioiello, perché è l'unico giocatore che dal mio punto di vista può fare veramente la differenza in questa squadra, e lo ha dimostrato quando c'è sempre stato in campo, anche quando ci sono state delle sconfitte pesanti, perché comunque è sempre un giocatore che fa manovra, fa fase offensiva, difensiva, copre bene i reparti del campo e fornisce molti assist, ha sempre il fiuto del gol, e quindi la Roma ieri prima della partita ha perso il suo gioiello, e già questo mi aveva fatto avere un brutto presentimento che la Roma non portasse a casa un risultato positivo, e purtroppo così è stato. È vero che la Roma ieri ha giocato un'ottima partita e l'Atalanta con l'unica azione che ha fatto a portare a casa i 3 punti, però alla fine è il risultato finale che conta, e adesso capisco perfettamente quando Mourinho diceva perdere 4-0 oppure 1-0, alla fine sono sempre i 3 punti persi, e su questo ha perfettamente ragione. Certo, c'è una grande differenza tra perdere 4-0 ed 1-0, però un conto è perdere 4-0 dove tu non ci sei proprio stato in campo, e un conto è perdere 1-0 quando tu hai giocato bene, ti brucia ancora di più, poi specialmente anche in casa, davanti al tuo pubblico. Però io, vedendo la Roma di ieri, ho visto una Roma che ha giocato bene, però sto rivedendo anche gli stessi problemi dell'anno scorso, quando la Roma arriva lì davanti alla porta e poi non riesce a buttarla dentro, o comunque ha le idee confuse. Per me la Roma deve correggere molto questo lato, perché anche ieri lo stesso Abraham si è divorato un gol davanti al portiere, bastava scavalcarlo, insomma. Per carità, è vero che da casa è facile parlare e criticare anche molte volte, però insomma alla fine sono loro i professionisti, sono loro che vengono pagati molto da una società e quindi devono dare sempre il massimo. E sinceramente ieri Abraham io l'avrei tolto subito all'inizio del secondo tempo, facendo entrare Shomurodov, avrei tolto anche Matic facendo entrare subito Belotti, però le uniche note positive di ieri sono state poi, a parte Zaniolo che ha disputato un'ottima partita, e l'entrata in campo di Shomurodov e di Belotti, perché hanno fatto un'ottima partita. Shomurodov che ha aspirato 2 volte il gol, Belotti che recuperava palla, forniva assist, e quindi queste sono delle cose che possono far sperare bene, diciamo, in vista del futuro. Adesso ci sarà la sosta, dopo la sosta la Roma si ritroverà a Milano contro l'Inter, e fortunatamente non ha nessuno squalificato. Mi auguro che Dybala sia di nuovo in forma dopo la sosta e che possa essere titolare. L'unico che non ci sarà nella Roma sarà José Mourinho, per un'espulsione subita giustamente ieri, perché il regolamento vieta l'entrata in campo di un allenatore, e quindi anche lo stesso Mourinho nel dopo partita ha affermato che la sua espulsione è giusta e che ha infranto il regolamento. Però questa squadra, per come l'ho vista giocare ieri e tutto quanto, è una buona squadra, però se non riesce a finalizzare e a buttarla dentro in rete, poi è inutile, staremo sempre a parlare di un risultato non positivo. E specialmente senza Dybala io rivedo una squadra da quinto o sesto posto. Io prima del campionato dicevo il quarto posto, ma vedendo come giocano le altre, vedendo come gioca la Roma e il fatto che abbia delle difficoltà a segnare sotto porta, io dico che se la Roma non cambia modo di vedere la partita, e soprattutto se non cambia la fase realizzativa sotto porta, per me la Roma sarà di nuovo una squadra da quinto o sesto posto. Ma comunque non bisogna abbattersi e non bisogna vedere le cose in modo negativo, siamo ancora all'inizio di una stagione che
deve essere recuperata e soprattutto bisogna indirizzarsi verso la rotta giusta perché servirebbe assolutamente un piazzamento in Champions League per il prossimo anno per avere una fase di crescita migliore e mi auguro che Mourinho possa risolvere questi problemi, se così possiamo chiamarli, della Roma. E io delle volte ho detto magari che anche lo stesso Mourinho aveva delle colpe, in parte sì, ce l'ha, però vedendo bene anche la partita di ieri mi rendo conto che più che l'allenatore è proprio un problema di giocatori e a volte anche di mentalità, secondo me, che non dipende qui da Mourinho, ma è proprio dovuto all'ambiente Roma. E detto questo, io vi mando un saluto, un caro abbraccio e a presto. Ciao da Federico.